Salve, miei carissime e carissimi amici. Vi auguro già da adesso un felice Natale. E noi quest'anno non ci possiamo fare l'albero di Natale perché ormai ci si è rotto da anni e abbiamo soltanto un gioco di luci colorate, si è rotto, striminzito. E poi ci abbiamo delle luci bianche, non so dove metterle. Comunque, vi auguro a tutte e tutti voi un felice Natale, dicevo, quest'anno senza regali, quindi se mi volete fare un regalo nel corso di questa premiere, fate clic su Super Grazie, abbonatevi, oppure intervenite nella chat con Super Chat e stickers, e ve lo chiedo solo questa volta, poi passiamo al video. E niente. Adesso armerò che mi è rimasto almeno senza le palle colorate, senza le luci colorate, senza l'albero, senza regali, come già è successo anni fa. Armeremo il presepe, che poi si doveva fare l'8 dicembre, se non mi sbaglio, ma io lo faccio adesso. Che poi il video uscirà questo sabato, quindi anche lo vedrete molto dopo, perché adesso è mercoledì. Lo vedrete molto dopo, ma per quello che vi può importare, dico io. Eccoci qua. Sto filmando tutto in Full HD perché altrimenti viene troppo pesante. Per editarlo, ecco vecchia cartolina di Natale, non so di che anno. Ed ecco qua, ta-tan, dove è nascosto, dove si occulta il presepe che già ho fatto anni fa, un video tutorial su come armare il presepe. Ecco un'immagine, sono tutte di plastico. Rigorosamente di plastico, così durano. Sì, mi sembra San Giuseppe. Ah, ci abbiamo pure un festone colorato, non so dove metterlo. Ci abbiamo il bambinello Gesù che a rigore va messo proprio il 25 dicembre. Credo sia la Vergine Maria. Ecco qua uno dei Re Magi. Non magiche, quello è dei dadi. Un altro Re Magi. Il bue, un altro remaggio, poi basta. Manca l'asinello all'appello. Ah no, eccolo qua. Più che un asinello, insomma, sembra un cavallo. Non sta in scala. Guardate. È dello stesso formato del bue. E poi viene una pigna della paglia, delle pigne, che altro? Beh, adesso vi faccio vedere come lo armo, però devo lasciarmi di filmare. Qua mettiamo, come da tradizione, almeno in casa nostra, mettiamo la paglia. Per emulare di più la stalla. Poi le pigne non so perché. Ecco, in un film di Bud Spencer si davano molte pigne. In un presepe, vabbè.
Mettiamoci le pigne. Anche questa è una tradizione nostra. Non so perché, da dove salta fuori, ma insomma. Poi ditemelo voi, se anche voi ci mettete le pigne, non sono il solo. Un presepe alla Bud Spencer. Ecco, qua leviamo la paglia. Così facciamo anche quest'anno, da molto tempo che non facevo un video tutorial di come armare il presepe. Ecco, al centro di tutto ci va Gesù bambino, però come abbiamo detto lo dobbiamo togliere, dopo lo metto da parte perché ancora non è nato. Poi questo non so chi sia, lo metto qua perché non so chi è. La madre va accanto, ecco qua, e lui e l'asinello dovrebbero andare così perché gli danno caldo. Che fatica. Ecco, mi sembra che questo sia Giuseppe, poi mi posso sbagliare, ditemelo voi nei commentari. Io la simbologia non la conosco, c'è una lampada in mano, potrebbe essere Aladino che per me darebbe lo stesso. Aladino, comprami un gelatino. Ecco, uno dei re magi c'ha la corona, quindi è un re mago. Ops. Sulla paglia cadono. Li mettiamo insieme perché sono una delegazione. Non so se si chiamino Baldassar. Come si chiamino i re magi? Gasparre, Alemanno e la russa. Capito? Perché io non mi ricordo i nomi biblici. Ma Gasparre, la russa e Alemanno. I tre re magi di Forza Italia. E prima di Alleanza Nazionale, vabbè. E come vedete, lo facciamo nel caminetto, il presepe, che adesso, come detto, il bambino Gesù se ne va, ciao, perché ancora devo nascere, nasco la a mezzanotte del 25 dicembre. I will come back. I'll come back for you. Ecco qua. Ecco qua l'albero e il presepe. L'albero non ce l'abbiamo. Mi sono stancato solo con mettere quattro pupazzi di plastico. Poi vabbè, cercheremo di celebrarlo in famiglia. Io vi auguro anche a tutti voi di celebrarlo bene in famiglia. Non so quando potrò editare questo video. Spero di farlo entro sabato. Ma vi auguro di nuovo buon Natale. Noi lo faremo senza regali. Vi ho già spiegato prima la modalità secondo la quale potete farmi dei regali di Natale. Se vi va, se potete. Se no, se mi volete aiutare, potete commentare questo video, se vi piace dargli like e condividetelo a quante più persone possibili affinché anche altri lo guardino. E anche quello è una forma di aiutare. Moltissime grazie a tutti.
Grazie per aver visto questo video e arrivederci. Ciao. Ma se potete, comprate Super Grazie o sotto questo video o sotto qualunque altro. Ve lo dico sempre. Ve lo dico sempre, capito? Sempre. Ciao.